Grazie commissaria. Relatore, onorevole Cozzolini, prego. Credo che domani nel voto troveranno soddisfazione da un lato il largo consenso che il confronto ha determinato e poi evidente anche i rilievi critici che sono venuti dalla discussione e dagli emendamenti presentati. Per quanto mi riguarda, vorrei dire questo a conclusione di questo dibattito. Sul tema della concentrazione tematica, noi siamo stati in linea con le indicazioni che ci ha dato la Commissione, ma abbiamo rafforzato, come era giusto, la dimensione regionale, se no sarebbe stata una concentrazione vana da questo punto di vista. Come vorrei dire a quanti hanno sollevato il tema ambientale che mai un programma ha concentrato tante risorse per i prossimi anni per affrontare le sfide ambientali a livello locale, territoriale e regionale. Siamo oltre il 30% delle risorse. Inoltre, è molto importante il principio che abbiamo adottato sia nel CPR che nel regolamento sul tema della flessibilità per rafforzare i cofinanziamenti, liberare le risorse annuali e dare più forza agli investimenti strategici con la politica di coesione. Infine, mi pare che un risultato significativo, come tutti hanno colto, tutti i relatori e gli interventi hanno colto, noi rimettiamo al centro il tema soprattutto delle realtà che hanno sofferto di più in questi anni, dove ci sono stati evidenti cali demografici, ma dove c'è stato anche un progressivo venir meno della funzione dello Stato e dell'Europa, meno servizi, meno opportunità. Lì siamo intervenuti e vogliamo intervenire con la politica di coesione per riportare milioni di cittadini al centro della politica europea. Questo è lo sforzo che stiamo mettendo in campo. Io mi auguro che il voto di domani consolidi questa tendenza e ci consente, soprattutto con il prossimo Parlamento, di avere un rapporto solido che può aprire una stagione importante di sviluppo e di crescita per la nostra Europa. Dziękuję bardzo. Niech te brawa świadczą jakości pracy sprawozdawcy. Zamykam debatę. Głosowanie jutro. Bene, allora grazie relatore. La votazione è prevista per domani. Passiamo al prossimo punto.